Sono qua con Keysoft e andiamo a impostare se vado qua a tasto destro, sezioni trasversali critiche. Dunque clicco. Allora, con questo dimensionamento i tipi di intaglio che non sono definiti in Agma vengono calcolati con fattori di intaglio approssimati di altri tipi di intaglio. Ok, alcuni spallamenti di alberi, il raggio di raccordo non è definito. Molto basso, correggete questi raggi, giustamente, eseguito il calcolo ancora una volta. Dunque, lui comunque mi dà queste problematiche qui, cioè queste sezioni, qua, 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 questa, questa e questa qui, quelle più problematiche. Se io poi vado a fare, naturalmente sarà molto elevato perché non ho messo, come ha detto lui, i raccordi qua, ho messo 0,2 qui, però giustamente purtroppo non li ho messi. E devo andare, però era semplicemente per far vedere. Vado a, di nuovo a eseguire il raggio elevato 001 sezione B. Ok, lui comunque me li dà, però per esempio nella sezione 090, nella sezione AA, questa qui io ho, sulla fatica sono molto basso. Poi dunque più problematico con raggio di raccordo praticamente nullo, zero, eh sì, purtroppo. E qui devo per forza aggiungere, modificarlo. Ok, comunque ecco, con le sezioni tasto destro, impostazione, sezioni trasversali critiche, le trova lui quelle più sollecitate. Ok, va bene. Adesso però quello che volevo fare era questo. Volevo andare a mettere l'accordo perché oggettivamente qui devo andare a mettere l'accordo. Qui potrei mettere raggio a sinistra e qui sì, possiamo mettere, ipotizziamo due. Qua invece più piccolo perché no, qua posso mettere tranquillamente anche due, anzi anche di più. Andiamo a mettere sempre raggio a sinistra, lasciamo due e questo qui andiamo a mettere l'altro raggio che però non potrà essere due perché ho cuscinetto e dunque ipotizziamo 0,8. Ipotizziamo 0,8 e naturalmente qua andrà, andiamo a vedere, faccio andare, esegui, allora secondo norma il calcolo del limite di snervamento del valore di durezza a cuore esiste solo per l'acciaio da bonifica legato, si continua il calcolo con questo valore. Ok, vabbè, intanto era, non è raggiunta, resistenza a fatica non è raggiunta. E dunque, sì, difatti qua 0,69 e dunque vuol dire che la sezione AAA è quella che a me, secondo Agma, crea più problematiche, perché tutte le altre sono più alte. E me lo crea a fatica. Vabbè, vabbè. Ok, ci vediamo alla prossima, arrivederci.